Presidente, questa è una proposta che è datata 2020, quindi è dimostrazione, insomma, che c'è stato un lungo percorso di condivisione e di approfondimenti, condivisione nella Commissione Capitolina, dove si è ampiamente discusso il tema, recependo anche le osservazioni ovviamente dei membri della Commissione stessa. È una proposta che vuole rispondere in qualche modo a molte richieste che pervengono da parte di genitori, da parte delle POSES, per accogliere le richieste dei genitori, ma non solo, di prendersi cura dell'ambiente in cui i bambini operano, lavorano, vivono gran parte del loro tempo, con interventi di piccola manutenzione, quale può essere non so, la sistemazione di un rubinetto piuttosto che di una cinghia, di un avvolgibile, insomma lavori che vedono la partecipazione attiva, quindi quella che viene definita appunto volontariato civico. Una consuetudine ormai consolidata in altri comuni italiani, non solo, ma anche in paesi stranieri, dove vige la logica di prendersi cura per l'appunto di un bene comune. E che può rispondere anche laddove la partecipazione è fatta direttamente dai genitori anche a una funzione di tipo educativa, perché il vedere la partecipazione dei genitori appunto all'interno della struttura scolastica può essere sicuramente un valore aggiunto. Quindi proprio per rispondere a queste richieste si è pensato di procedere a regolamentare, quindi anche da un punto di vista assicurativo, se vogliamo, per quanto riguarda l'accesso all'interno delle scuole di personale esterno, si è pensato di regolamentare. Ripeto, il percorso è stato lungo, c'è stata una lunga condivisione anche con il Dipartimento, che devo ringraziare perché ha stilato una serie di interventi proprio che possono essere affidati ai genitori, e mi tengo a sottolineare che non si tratta di sostituirsi all'amministrazione quanto piuttosto di collaborare con l'amministrazione stessa e quindi accelerare anche i tempi di intervento. Dicevo, c'è stato un percorso condiviso con il Dipartimento, che ringrazio, condiviso anche con il segretariato nel momento in cui la proposta è stata presentata, con il quale segretariato abbiamo condiviso anche eventuali emendamenti utili a rendere il testo fruibile e accessibile, e quindi ecco qui, siamo arrivati dopo 2 anni, ringrazio chi ha voluto condividere il documento, ringrazio i firmatari tutti, alcuni non ci sono più perché hanno assunto altri incarichi, si veda l'allora consigliere Coia, oggi assessore, insomma un lavoro che ritengo è stato fatto nella più ampia condivisione possibile. Grazie Presidente.